E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio con il mio cappello da Minuteman per parlarvi della serie TV di Fallout. Allora, ci tengo a precisare che comunque, come tutti quanti gli adattamenti a qualcosa di videoludico, non parlerò in termini, diciamo, di in quanto serie a sé stante, ma ne terrò conto. Comunque, parto col dire che sono piacevolmente sorpreso da questa serie TV. Allora, partiamo direttamente con trama, personaggi e obiettivo. Trama. Abbiamo la nostra Lucy, e poi un Maximus, e poi un altro che non mi ricordo come cazzo si chiama, però è un ghoul. E a dir la verità, appunto, i protagonisti, cioè infine sono tre. Quella principale dovrebbe essere Lucy, però sono tre, anzi diciamo quattro, perché poi c'è anche il fratello di Lucy che ha un piccolo arco narrativo a parte, che però è abbastanza secondario per ora. Cioè, insomma, secondario. Ti spiega delle cose molto utili. Però diciamo che, ecco, si vede un po' meno degli altri tre, che si incontrano anche. E la trama è che la nostra Lucy, così random, nel suo vault, felicissima, dopo aver praticamente capito che ogni tanto bisogna anche trombare con delle persone che non sono rinchiuse nello stesso vault da circa 200 anni e che quindi probabilmente ormai sono tutti parenti, fanno uno scambio con un altro vault. E si viene a scoprire che, in poche parole, quell'altro vault è stato assediato dai banditi, insomma, e quindi si infiltrano vestiti da quelli dell'altro vault, ma a dir la verità poi cominciano ad ammazzare tutti. E anche se non li uccidono tutti quanti, comunque rapiscono il padre di Lucy e lo portano via. E quindi lei deve andare a trovare suo padre. Invece, il nostro Maximus è un bambino della Seconda Repubblica della California, perché poi lo fa vedere, che viene trovato dalla confraternita d'acciaio e viene preso con loro. Mentre il nostro amico Ghoul è un ghoul di circa 200 anni, da quel che ho capito, che è sopravvissuto alle bombe. Prima era un famosissimo attore, adesso è diventato un cacciatore d'Italia. Allora, devo dire che secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro. Non voglio questa volta spoilerarvi troppo, ma comunque devo dire che per essere una storia a sé stante, che sono molto d'accordo come scelta, è una storia carina, assolutamente sì. L'unica cosa che un pochino ogni tanto ti fa storcere il naso è che se hai giocato ai videogiochi vedi qualcosina che ti fa un po' ma neanche troppo, ci sta. Per di più, appunto, l'idea di fare una storia a sé stante è sempre, secondo me, molto meglio del fatto di farne una già conosciuta da chi ama i videogiochi, per poi magari rovinargliela perché devi fare tutti quanti i tuoi politically correct del cazzo oppure cose strane. Molti potrebbero aver da dire sul fatto che il protagonista sia donna. Beh, ragazzi, ogni Fallout ha sempre dato la possibilità che il protagonista sia donna che uomo, quindi non vedo perché rompere i coglioni su una cosa del genere. Alla fine è un videogioco che non ha mai avuto un protagonista con, tra virgolette, un'identità. Sei tu che la scegli, sei tu che te lo crei, quindi alla fine ci può stare, assolutamente, non mi ha dato nessun fastidio. Il ghoul pure ci può stare, perché comunque sappiamo che esistono ghoul anche dal 4, per esempio, che da Fallout 4, per chi l'ha giocato, che sono sopravvissuti alle bombe e sono veramente ghoul da 200 anni, perché quando si diventa ghoul si riesce anche a sopravvivere per tipo, cioè, se si è immortali, a dir la verità,
Solo che le radiazioni prima o poi, se non ti, insomma, ci stai un po' appresso, ti cuociono il cervello e diventi un ghoul ferale, quindi uno zombie quasi. E mentre lui è appunto una persona normale, diciamo che è uno zombie senziente, per chi non conosce bene il mondo di Fallout. Mentre il nostro Maximus è l'unico che quando ho visto ho detto tipo, perché? Sì, ragazzi, perché è nero, non perché io sia razzista, ma perché comunque a me piace tanto come posso dire, la caratterizzazione del personaggio che molte volte viene anche data dall'aspetto di un personaggio. E la confraternita d'acciaio, ragazzi, è inutile dire di no, sono i fascisti della situazione. Quindi, come idea di cavaliere della confraternita d'acciaio, non ti viene in mente uno nero, ti viene in mente il classico biondo occhi azzurri, ultra convinto repubblicano. Americano insomma, che probabilmente il tris-tris nonno aveva le piantagioni con gli schiavi. Quindi è solo per quello, ma a dir la verità, poi vedendolo, non mi ha dato, cioè, mi ha dato esattamente le stesse vibes che avrebbe dato quello che mi aspettavo come visibilità del character design, insomma, che poteva darmi un classico nazistone, insomma, ok? E che dire, molto, molto bella a dir la verità, ve la consiglio, molto divertente, ha un sacco di battute molto dark, molto, molto grevi, a dir la verità, e molto divertenti che non mi aspettavo per niente, perché, cioè, ho detto, mi sto guardando una serie su Fallout, sarà una rottura di coglioni, e invece, a dir la verità, così si fa inclusione. Cioè, comunque mi hanno reso un personaggio che io mi sarei aspettato, tra virgolette, un nazistone X standard, con un altro, anche perché non è che hanno preso un personaggio già esistente, Maximus non esiste in nessun gioco, quindi l'hanno fatto con il suo character design, introdotto bene, divertente, e per di più tutto il resto cioè, hanno fatto inclusività bene, ragazzi. Non c'è una cosa, veramente, una rottura di coglioni sul punto di vista della trama su queste cose. Questa è inclusione. Vedere una serie in cui c'è una donna, un uomo nero e anche un ghoul, facciamo inclusione verso i ghoul, che non fanno, cioè, non ti lanciano messaggi subliminali ogni 2 secondi dicendo: ehi, guarda, sono una protagonista donna, ehi, guarda, sono un protagonista nero. No, non lo fanno. E vivono la loro esperienza, la loro avventura, e tu la condividi con loro divertendoti tranquillamente. Anzi, è pieno di black humor che mi ha fatto scassare veramente su molte cose che stavo lì tipo. Scopano così tanto in Fallout? Cioè, proprio divertentissimo su questa cosa. Quindi, come trama, assolutamente io do un 8, perché se lo merita tutto. Ok? Poi, personaggi. Abbiamo detto Lucy. La nostra Lucy, devo dire, esattamente quello che mi aspetto da un abitante del Vault. Che, allora, ha vissuto praticamente in un mondo perfetto. E si ritrova ad essere costretta a dover fare delle cose un po' de merda, insomma, sulla superficie in cui. E cose anche grevi, cioè roba veramente quasi che viene costretta a fare cannibalismo e a bere piscio di cane. Però ci sta, cioè è sopravvivenza e molto bella questa cosa che comunque lei, pur di salvare il padre, si deve affrontare al mondo reale e quindi fa tutte ste schifezze. Maximus è un personaggio molto carino, perché a dir la verità si vede che non gli va tanto, a dir la verità. Cioè, non è che sta nella confraternita perché ci crede, sta nella confraternita perché, secondo me, vuole sopravvivere ed è un ottimo partito per sopravvivere, stare nella confraternita. E in quanto comunque è molto potente, hanno le armature atomiche, non so, insomma, gli ultimi arrivati, e non è che stanno con le armi artigianali, quelle lì dei Fallout appunto iniziali che sparano i pezzi di caccole, ma stanno messi abbastanza bene.
E molto bello perché appunto non è il classico nazistone che mi aspettavo pure, cioè comunque ci sta assolutamente un botto. Poi il nostro ghoul invece l'unica cosa che non ho capito è la trasformazione di se stesso, perché ok, sì, sicuramente ci ha avuto tutto il tempo per trasformarsi di quanto ti pare, però non ci hanno fatto vedere come è passato ad essere un attore tranquillissimo X a cacciatore di taglie, cannibale, ghoul che veramente odia il mondo. Che insomma avrei voluto vedere e probabilmente magari lo vedrò in futuro, solo questo. Però comunque molto figo, tutti e tre i personaggi fighissimi in culo. E la cosa bella è che appunto fa vedere, vabbè, pure la frase ogni tanto viene detta, la guerra non cambia mai, ogni tanto due volte tipo, manco troppo, infatti sta cosa mi è piaciuta. Una cosa che non mi è piaciuta è che il cane l'hanno chiamato Dogmeat, cioè no, perché quello lì è un altro cane, non è Dogmeat, quindi non, no, grazie. Appunto non me le fate queste citazioni per favore, però comunque è una stronzata che senti una volta e poi ci passi sopra, non è un problema. E niente, tutto molto 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 figo, assolutamente. Anche i personaggi mi sono piaciuti tantissimo come character design. Anche quelli secondari che non sto qui a raccontarvi ognuno di essi, ma sono molto molto carini. E quindi anche come personaggi do un bell'otto. Prima di passare all'obiettivo però volevo fare qualche precisazione. Allora, innanzitutto appunto mi tolgo questo cappello da Minuteman con i miei capelli schiacciati dal cappello perché a mio rincuore, veramente a mio malore anzi, i nostri Minuteman non ci sono. Sono penso gli unici che non sono stati manco nominati no, vabbè, a dir la verità anche l'istituto per esempio, però vabbè. È più improntato verso i vecchi Fallout, tipo appunto c'è l'Enclave, vabbè, la Confraternita, la Repubblica, la Seconda Repubblica della California. Ci sono anche per un attimo le tute dei Ranger di Fallout New Vegas, che vengono solamente fatti vedere un po' così, giusto per farti un piccolo easter egg per chi insomma lo conosce, una citazione. Che io a dire la verità odio le citazioni perché per me so una cosa becera per andare incontro alla fanbase e fargli fare oh, guarda, guarda, guarda un pezzo di merda, è quel pezzo di merda lì che c'era in Fallout 2. Cioè, o me le metti e me le spieghi e ci fai un personaggio o non me le metti perché io sono di questa idea, cioè nel senso è un fatto mio, a dire la verità dovrebbe essere anche un fatto di come fare le veramente le serie, i film, però vabbè, perché se io la metto come cosa la dovrei giustificare, ok? Comunque volevo fare appunto delle precisazioni sul fatto che secondo me alcune fazioni non sono state rese proprio al massimo, tra cui appunto la Confraternita che viene fatta vedere quasi come mezza cattiva, quando invece, cioè, sì, è vero che la Confraternita in molti Fallout c'ha i suoi problemi fascistoidi, diciamo, ogni tanto, però non è che so cattivi, cioè, veramente qui parlano di gente che sembra veramente nazista, cioè, che è pronta a bombardare tranquillamente dei villaggi interi, tranquilli, di gente normale, quando invece la Confraternita comunque, sì, è vero che, insomma, è abbastanza pragmatica e tutte queste cose, ma non è che va a ammazzare la gente normale così, senza motivo. È vero pure che ci sono stati dei periodi in cui la Confraternita è stata comandata da gente ancora peggio, però comunque, secondo me, hanno esagerato un pochino, ecco, su questa cosa. E niente, devo dire solamente tutto questo e come obiettivo, beh, hanno fatto un bel lavoro, hanno fatto assolutamente un bellissimo lavoro di adattamento di quello che poteva essere una serie del genere videoludica su una serie TV che comunque, cioè,
è difficile da riportare, soprattutto appunto perché non è che hai una storia ben precisa da poter raccontare. E meno male che non si sono rifatti a qualche storia già fatta, ma che ne hanno fatta una nuova. Così non hanno, diciamo, deluso i fan, tra cui anche me, perché qui c'è la mia tazza, potete vedere, che insomma avrebbero potuto storcere un po' il naso vedendo appunto una storia ritrattata. Un po' a cazzo di cane, probabilmente, perché succede sempre. E invece hanno fatto una storia bella, carina, che a sé stante, godibile, divertente assolutamente. Quindi, come obiettivo, do di nuovo un 8, così da dare un voto finale che è un 8. Ve la consiglio tranquillamente. Guardatela perché è molto carina. E ci vediamo al prossimo video, che io qui ho finito, che sarà il doppiaggio di Fallout, spero. Visto che questo video l'ho fatto più che altro per... e uscirà oggi domenica, e lo sto registrando oggi domenica, perché non ho fatto il doppiaggio di Kung Fu Panda, però ragazzi mi perdonerete visto che non ho trovato un cazzo ancora online di scena da poter doppiare, nemmeno dal punto di vista stupido. Quindi non volevo doppiare il trailer, quindi ho fatto una recensione in più. Spero vi piaccia. Al prossimo video!